Ciao a tutti, questo è un secondo video sul background trasparente in Pinnacle 23, perché volevo farvi vedere, come avevo detto, che la cosa non è legata solo alla titolatrice. Ad esempio, oggi prepariamo un fondino, un background animato per le vostre foto, i vostri video, con una maschera bucata al centro in maniera da poter inserire appunto i vostri video, le vostre foto. Vediamo come. Io adesso vado ad utilizzare una grafica già pronta, ma anche questa potete ovviamente costruirla muovendo delle foto, delle animazioni, quello che desiderate. Questa qua è un'animazione con delle rose, così. Io voglio far apparire qui i miei video o le mie foto con una maschera che andrò a disegnare. Quindi andiamo a aprire la maschera cliccando qui, tengo premuto CTRL e trascino come è indicato sulla scritta, poi entro qua dentro e andrò a creare la mia maschera. Quindi prima cosa creo la forma. Io adesso vado a scegliere una forma semplice all'inizio, poi vediamo come possiamo complicare le cose. Vado a scegliere un cerchio e vado a tracciare un ovale sullo schermo. Ecco qua l'ovale segnato di rosso e poi con la freccia posso anche andarmi a sistemare questo ovale. Poi su impostazioni io vado a scegliere anche un po' intanto il tipo di maschera. Io voglio che qua dentro venga bucato e quindi poter mettere i miei video, le mie foto. Quindi su fusione qui scriverò trasparente. E qua vedete ho subito il buco. E in più qua voglio una morbidezza perché non voglio questo taglio netto, quindi vado a inserire morbidezza e come vedete ammorbidire il bordo. A questo punto un po' piccolo, quindi tornando sulla forma lo vado a ringrandire. Perfetto, l'ho centrato manualmente un attimino e direi che la mia maschera è pronta. A questo punto posso uscire, eccola qua. E vado a prendere dalla library alcune foto o video per farvi vedere che comunque possiamo usare ovviamente entrambi. Proviamo iniziando con un fiore. Lo andiamo a inserire sotto la maschera. Ora io spengo l'audio perché qua c'è presenza anche di audio. E vediamo cosa abbiamo combinato. E ecco qua il mio fiore all'interno della mia maschera. Poi ovviamente su questa immagine qua posso andare a fare diverse cose. Ad esempio potrei innanzitutto andare sull'editor, centrare il mio soggetto, quindi posso spostarlo ovviamente a destra, a sinistra, centrare dove voglio il soggetto. Se voglio avere più immagine possibile all'interno del mio ovale, posso anche rimpicciolire l'immagine stando attenti che non si vedano i bordi. Quindi vado a rimpicciolire su dimensione. Ecco, vedete, essendo che abbiamo messo la sfumatura, si vedranno i bordi. Però se sto attento, posso andare a rimpicciolire, ecco così, fino a questa dimensione non si vede il bordo. E ovviamente adesso posso andare a magari anche a rallentare, eccetera, fare tutti gli effetti che devo su questa immagine sotto. Adesso andiamo ad aggiungere altre riprese per creare il nostro slideshow. Ho aggiunto questa dell'acqua, qua se premo creo la dissolvenza. E ecco qua vado a mettere in dissolvenza l'immagine successiva. Vedete che è molto bello avere qualcosa che si muove. Adesso qua è una zoomata, normalmente è carino anche ad esempio che giri attorno pian pianino con un movimento molto lento, però ad esempio anche questo dell'animazione potremo andare un po' a rallentarlo. Quindi quello che andrete a ottenere è uno slideshow o appunto l'inserimento di video, così. Comunque si possono tranquillamente anche mettere le foto, possiamo aggiungere foto, ecco qua. E ovviamente sulle foto poi potremo fare dei movimenti interni, ad esempio degli zoom, eccetera, eccetera, sempre usando l'editor, o andiamo sul panne zoom, oppure essendo che qua potremo direttamente su proprietà andare a ingrandire
la foto. Quindi, ad esempio, su dimensione, creiamo qua un keyframe, ci spostiamo e andiamo a ingrandire la foto. Ecco qua, ho messo una dissolvenza, andiamo a vedere anche la foto. E vedete che anche la foto si muove, eccetera, eccetera. Carino, però questo lo faccio una volta sola e poi ogni volta devo ricostruire tutto. Allora, il discorso è: cancelliamo le foto. Era tanto per farvi vedere qual era il risultato. Andiamo a cancellare. Io voglio esportare questo fondo con il buco per usarlo sempre. Quindi, tanto tiro giusta la maschera, che sennò qua all'inizio non è bucata. La prendiamo da qua a qua e andiamo a esportare. Vado su esporta e come l'altra volta cerco il codec che mi permette di renderizzare il filmato mantenendo il buco. Quindi su formato scelgo cineform e scelgo la risoluzione. Ovviamente la risoluzione che andrò a scegliere è anche la stessa che ho usato in timeline e la stessa dell'animazione che ho creato o che ho fatto. Quindi scegliamo dove andrà a finire questo filmato. Va bene, in maschere scrivo rose con chiave ad esempio e andiamo a esportare. Alla fine della renderizzazione, che può essere anche un po' lunga, andiamo a importare il nostro filmato con la chiave, eccolo qua. Allora cancelliamo questo, non ci servirà più la maschera, possiamo anche eliminare la traccia della maschera. Vediamo cosa succede, vado a mettere questa della fontana. Adesso mi è sufficiente la maschera che avevo preparato prima, tirarla qui. E come vedete è già in chiave, per cui adesso, una volta fatta, la posso usare per sempre e mettere sotto qualsiasi ripresa. Il discorso di appunto renderizzare un video con la maschera e questo potere avere sempre a disposizione quell'animazione. Eccolo qua, guardate che carino, si può usare anche ad esempio sui matrimoni, fate sempre delle dissolvenze, dei movimenti. È molto carino anche durante il momento di sì dei matrimoni, perché quella scena di solito è statica, per muoverla un pochino è carino, magari non così veloce come adesso in zoomata, ma come dicevo prima, magari facendo girare il bouquet della sposa molto molto lentamente, che non dia fastidio, può essere una cosa molto bella. Guardate, ecco, ovviamente anche qui adesso volendo potremo entrare e rallentarla. Andiamo su rimappatura del tempo e andiamo a rallentare la velocità. Attenzione a non esagerare, se no la vostra animazione diventerà a scatti, ma fatto con un tempo giusto. Ecco qua, adesso deve ancora fare il render ed ecco l'animazione rallentata. Quindi vedete che anche adesso potremo andare a fare altri effetti. Un altro effetto che può essere utile è anche quello di ingrandire, perché ingrandendo andremo ad allargare il buco. Quindi, ad esempio, partiamo con questa proprietà, poi allargando la dimensione, vedete che andiamo ad allargare il buco fino a far scomparire la nostra maschera. Questo può essere un passaggio per iniziare quindi a pieno schermo con la maschera bucata. E poi pian piano, durante lo svolgimento del filmato, andare a zoomare, magari aggiungendo anche una risolvenza, ma se avete i bordi sfumati già c'è, e quindi fa sparire la maschera. Volevo ricordarvi anche un'altra cosa. Adesso ho rimesso l'animazione originale, vado a rifare una maschera per farvi vedere un'altra cosa che possiamo fare, che è quella, quando andiamo a creare la maschera, anche di animarla. Quindi possiamo ad esempio usare un quadrato, andare a decidere un punto di arrivo e una dimensione per inserire il nostro effetto. Ecco qua. Questo possiamo decidere che sia un punto di arrivo, cliccare su posizione, clicchiamo anche su forma ad esempio,
avere anche i punti, andiamo a capo a 0 e facciamo ruotare la maschera. Contemporaneamente spostiamo la posizione fuori dello schermo. Avanzando vedremo l'animazione della nostra maschera. Ovviamente dobbiamo ricordarci su impostazioni di assegnare il metodo diffusione trasparente. Quindi vediamo la nostra immagine. Ok, usciamo pure fuori. Andiamo sulla library, aspettiamo il tempo di rendering. E avremo questa maschera appunto che entra e si posiziona e con appunto il nostro slideshow, il nostro filmato. Andiamo come prima a cancellare queste, non servono solo per riferimento. Andiamo a esportare trasparente e avremo sempre quel tipo di maschera pronto all'occorrenza. Qui ovviamente abbiamo scelto un tema romantico con le rose. Ma potrebbe essere benissimo una mascherina sempre pronta per un programma ipertecnologico. Vedete ad esempio questa mascherina con i bordi dritti e qua arrotondati che avevo fatto per un lavoro e vedete che appunto poi c'è il filmato all'interno con questa mascherina e l'animazione esterna che si muove. Beh, i mascherini trasparenti come ad esempio questo qua dove il contorno non è regolare e i bordi sono morbidi, che poi ad esempio è molto carino anche, ecco vedete sull'immagine come si fonde bene con l'immagine, come si ottengono, ad esempio questa di sottofondo, vabbè adesso non è eccezionale, ma è l'immagine di un cielo che ho ingrandito e appunto risulta anche sfocata. Come tipo di maschera sono andato a usare un pennello, ho inserito un raggio molto grande e faccio una forma irregolare, così andate a fare una forma irregolare, coprite bene tutto dentro, ecco qua, che non ci siano buchi, e dopo semplicemente sulle impostazioni andrete a aggiungere una dissolvenza dei bordi, una morbidezza dei bordi. Ecco qua, l'ho già messa, vedete? Poi quando inserite la morbidezza, la figura si va un po' a rimpicciolire. Eventualmente ritornate sulla forma e la ingrandite leggermente, la ingrandite con la dimensione. E appunto vi ritroverete questo tipo di maschera molto morbida e come detto, volendo si può far ruotare sia l'esterno che eventualmente muovere l'interno. Ecco, ho voluto fare questa precisazione per far capire che non si parlava solo di titolatrice, ma di maschere in generale, cioè di esportare del render con fondo trasparente. Quindi per assurdo potrei aver bisogno di esportare questi tre video già pronti in picture così. Con, avete visto il codec Cineform e poi successivamente una volta caricati con un'unica clip avrò la possibilità di mettergli sotto ogni volta che ne so un background diverso perché il loro sfondo esportati così sarà trasparente. Questo può essere anche un sistema alle volte per alleggerire certi effetti perché andando a renderizzare questo effetto come unica clip, il programma sarà molto più alleggerito di eseguire una sola clip con già l'effetto pronto dentro che trovarsi di colpo tre clip più appunto il background. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ciao a tutti!